Salve a tutti. Con questo video ho deciso di iniziare una nuova serie su YouTube chiamata Music Play. Cos'è un Music Play? Beh, è un gameplay a tempo di musica. Il gioco che sarà utilizzato per questi video si chiama Crypt of the NecroDancer ed è un roguelike in cui ci si muove e si attacca coi soli tasti direzionali, che però vanno battuti a tempo con la canzone di sottofondo se non si vuole morire. Una recensione dettagliata di questo gioco è stata fatta da Spazio Games e la trovate nella playlist Random Cop nella home del mio canale. Se avete già recensito dei giochi che andrebbero bene per la rubrica Random Gameplay, segnalatemi i video, li aggiungerò a questa playlist se dopo aver provato il vostro titolo mi troverò in accordo con voi. Altra condizione è che i video devono essere delle recensioni e o tutorial e non sbrodolate di gameplay a più puntate da mezz'ora l'una. Una particolarità del roguelike che utilizzerò per questa serie e che mi consentirà di non fare forse una serie noiosa è la possibilità di giocare con canzoni scelte da voi. Ho già creato due di questi gameplay con canzoni protette da copyright e li ho caricati su Dailymotion, qui su YouTube invece li farò usando brani rilasciati in licenza Creative Commons. I video già pubblicati, se volete li potete vedere cliccando sui link in descrizione a questo video. Spero così di far conoscere di più non solo questo gioco, ma anche un sacco di ottima musica, che volendo anche voi potrete utilizzare nei vostri video senza il rischio di essere segnalati da YouTube. Appena avrò tempo, ho già in canna di montare per questo canale una nuova recensione di Planet Explorers, di cui poco tempo fa è stata rilasciata una nuova versione con un sacco di novità. Alla faccia di chi lo riteneva un gioco morto. Sono in arrivo anche novità per Phantasmal, nuove griffate su Minecraft e nuove recensioni. È tutto già registrato, devo solo trovare il tempo di montare i video.